In a way, sadly, we are approaching to the last session of this colloquium. Sadly, but it's a very important one. We decided to finish up with a session on teaching Shasha. So after discussing the myth of literature, the reception in the United States, the ideology and rejection of America in the second half of 20th century, and all the cinema adaptations, the translations, and all the things we discussed this morning, how Shasha was transformed into a literary character, and how publishers here in the United States managed to publish Shasha's works. It's the time, I think, to give something to our students and to the future, in this case. And so this last session, entitled Teaching Leonardo Sciascia in Italian High Schools and U.S. Universities, we'll see Roberta De Luca, of Friends of Leonardo Sciascia Association, and Salvatore Pappalardo of Thompson University, discussing the two ways to teach two different parts of the world, the two parts that we are discussing these days. So it's my distinct pleasure to introduce Roberta. She is a teacher of Italian Latin at the Liceo Cicerone in Formia and is a member of the editorial staff and board of Leonardo Sciascia Web. And she, from volume 8 of the scholarly journal Todo Modo, that we had the opportunity to quote several times these days, and so the journal of the association is published by Olsky, she is part of the editorial board. And Roberta collaborates with the Primo Levi International Study Center and with Treccani School. But more than that, she is the pillar of the project of Leonardo Sciascia School team, in which they are trying successfully to convince students to the importance of Sciascia and not just let them read Sciascia per le vacanze, as we said before, by using Sciascia as we are doing now as an example, a witness of that part of the 20th century that is made our present, and so is important for students to understand the recent past, to better understand the present, so to prevent the future. So thank you very much, Roberta, for being with us, and please help me welcome. Grazie. Grazie, Valerio. Good morning, everyone. Greetings to the American and the Italian friends. I want to thank the director and the staff of the Italian Culture Institute of New York and the chairman Valerio Capozzo for this important and relevant colloquium. As coordinator of the school team, I have the honor of speaking about the association Amici di Leonardo Sciascia School Project, and I am happy to present two short videos made by my colleagues of two different Italian high schools. But please let me introduce these videos in Italian. La scuola, come ha detto il nostro presidente, ha occupato negli anni sempre più un posto privilegiato all'interno delle attività dell'associazione. L'attenzione rivolta già da anni nella sessione scuola dei colloqui e non solo, ha avuto un ulteriore decisivo sviluppo nel 2021 attraverso le lezioni sciasciane in Italia, realizzate in collaborazione con le università di Venezia, Palermo e Perugia, sotto la supervisione del professor Giovanni Capecchi. Da questa esperienza è nato un vero e proprio team scuola dell'associazione, costituito da diversi insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, che ha inaugurato il 2022 con un corso di formazione per docenti dal titolo A scuola da Leonardo Sciascia. L'aspetto formativo, considerato cruciale per la diffusione dell'opera di Sciascia, è stato intensificato attraverso l'interlocuzione con Treccani Scuola, il brand che agisce nell'ambito dell'educazione all'interno del mondo della scuola, con una serie di attività rivolte ai docenti. La collaborazione con Treccani Scuola è incentrata in particolar modo sulla preparazione da parte nostra di alcuni corsi di formazione asincroni che si avvalgono dell'apporto tecnico e didattico della Treccani. È stato già elaborato un modulo formativo dai docenti Francesco Bonfanti, Tiziana Forzano, Giulia Di Perna,
e la sottoscritta sulla scomparsa di Majorana, che sarà lanciato a breve sulle piattaforme di Treccani Scuola, Club dei Docenti. E veniamo alla nostra sessione. Vi presento brevemente i video che vedrete tra poco, realizzati dalle professoresse Daniela Tallini e Monia Biasillo. Il primo video vede come protagonisti gli allievi del liceo scientifico Enrico Fermi di Gaeta, con i quali Daniela Tallini ha lavorato sul racconto di Sciascia, la zia d'America, tratto dalla raccolta Gli zii di Sicilia. I contenuti riprendono, seppure in sintesi, il contributo presentato dalla professoressa Tallini nel corso di formazione per insegnanti a scuola da Leonardo Sciascia, organizzato dagli Amici di Sciascia nel marzo 2022. Il contributo si intitola Occhiali neri e lunghi fucili, Leonardo Sciascia e il mito americano. A partire da una frase di Cesare Pavese sul valore del mito americano per i giovani degli anni 30 e dei decenni successivi, i ragazzi discutono sul ruolo dell'America nella narrativa di Sciascia. Oggetto simbolo e chiave interpretativa di questo percorso che coinvolge, oltre al già citato racconto, i romanzi A ciascuno il suo e Todo modo, sono gli occhiali, spesso associati da Sciascia a personaggi americani caratterizzati negativamente. Si evidenzia come, osservato attraverso il filtro degli occhiali, il sogno americano si sfaldi. L'America, terra dell'opulenza e dell'efficienza, diviene il luogo della fatica ingrata e del sopruso mafioso. A seguire il lavoro della professoressa Monia Biasillo, che ha visto coinvolta una classe della Scuola Superiore Gobetti De Libero di Fondi. Ha come titolo «E come il cielo avrebbe potuto non essere una tesa freschissima bandiera a stelle e a strisce?» e ripropone in video il percorso già sviluppato dalla professoressa durante il già citato corso a scuola da Leonardo Sciascia. Attraverso i testi 10 luglio 1943, Una kermesse, La zia di Sicilia, Nero su nero e Questo non è un racconto, si ricostruiscono tutti i momenti dell'arrivo degli americani in Sicilia, dallo sbarco all'attesa di vederli, dalle impressioni suscitate alla loro prima apparizione, alle suggestioni cinematografiche. Buona visione, grazie. Thank you very much, Roberta. Now it's my problem. Verso il 1930, quando il fascismo cominciava a essere la speranza del mondo, accade ad alcuni giovani italiani di scoprire nei suoi libri l'America, un'America pensosa e barbarica, felice e rissosa, dissoluta, feconda, greve di tutto il passato del mondo, e insieme giovane, innocente. Per qualche anno questi giovani lessero, tradussero e scrissero con una gioia di scoperta e di rivolta che indignò la cultura ufficiale, ma il successo fu tanto che costrinse il regime a tollerare, per salvare la faccia. Per molta gente l'incontro con Caldwell, Steinbeck, Sarayan e perfino col vecchio Lewis ha perso il primo spiraglio di libertà. Pavese, ma anche Vittorini con l'americana, esprime un per la letteratura d'America che influenzò molte generazioni di giovani. Leonardo Sciascia, per questi, con Nero su Nero, evocando la sua stagione di formazione, si trovò di tabe mentre la generazione, la propria. Noi ventenni, commuti d'America, che non ci veniva dai parenti o dagli amici, ma dalle appassionate letture di cui Vittorini e Pavese ci avevano avviato di Faulkner, Hemingway, Steinbeck, di Caldwell e di Sarayan. E nel giovane Sciascia, come nei suoi contemporanei, la letteratura americana diviene un filo teso verso la libertà, uno sguardo verso territori vergini e incorrotti, grazie ai quali sottrarsi alla retorica del regime fascista. Infatti l'America sarà sempre presente nella narrativa di Sciascia, diventerà un mezzo ulteriore per scandagliare in profondità la realtà dell'Italia contemporanea. Ma come sono gli americani di Sciascia? Gli americani di Sciascia sono i soldati che sbarcano in Sicilia nell'estate del 1943, figli e nipoti di emigranti che abbandonarono il meridione d'Italia.
Sono quelli che in America hanno fatto fortuna e ora vengono in Italia a liberarla, come gli eroi del western. Hanno facce buone, offrono tavolette di ciunga e candy, sono ricchi, hanno il carro, lo storo, un benessere favoloso se visto dagli occhi dei misti parenti siciliani, e sono anche generosi. Durante i tempi bui di guerra inviano pacchi di indumenti sergianti, dei quali interi paesi si rivestono. Quindi sono tutti buoni gli americani di Sciascia? No, non è così, perché gli americani di Sciascia portano gli occhiali. Che vuoi dire? Sì, proprio così, portano gli occhiali. L'arrogante zia d'America li porta d'oro, e sono d'oro anche quelli dei ricchi americani che sbarcano in Sicilia terminata la guerra. Sono neri e minacciosi invece quelli dei soldati americani, che nel 43 avanzano in Sicilia con i loro lunghi fucili. Hai ragione, anche la Navia, giusto nel suo, il sigaro che uccide per Florana, porta delle lacchi dalla leggera montatura metallica, di quelle che portavano gli americani in una certa età, alla Truman. Allora, che significato hanno gli occhiali per Sciascia? E perché le social America? La risposta alla domanda la fornisce lo stesso Sciascia, basta leggere Todo Modo. Gli occhiali accompagnano l'intero corso del romanzo e giganteggiano alla fine, penzolanti, al fianco del corpo di Don Gaetano morto. Il protagonista viene inquietato da subito, li disegna più volte. Non c'è qualcosa nelle lenti, negli occhiali, che mi suscita remoto, imprecisabile, un senso di stupore insieme di apprensione? Non c'è qualcosa che ha a che fare con la verità e con la paura di scoprirla, dice Sciascia. Gli occhiali di Don Gaetano non forniscono le coordinate per orientarsi meglio nella realtà, non servono per vedere meglio, per avvicinare, anzi servono per allontanare, per non vedere. Gli occhiali hanno a che fare con la verità e con la paura di scoprirla, perché la verità è spesso intollerabile. Gli occhiali dovrebbero far vedere meglio, invece diventano specchi deformanti, attraverso le cui lenti la realtà assume le forme dell'orrore e della follia. Ho capito, credo. Quindi gli occhiali per Sciascia non sono mai oggetti innocenti, servono per mistificare o demistificare la realtà. Associando gli occhiali sui protagonisti americani, quindi Sciascia fa vacillare il mito dell'America come padre della libertà. Ma perché? Forse perché l'America, come l'avevano intesa loro, era soltanto un sogno. Forse perché l'America si sporcò le mani con i poteri locali illeciti già dall'estate del 43, all'atto dello sbarco in Sicilia, quando la Quinta Armata sottoscrisse patti con la mafia. Sciascia confesserà in seguito di aver praticato il suo sentimento riguardo l'America, l'America di Dos Passos, con Caldwell, Steinbeck, Faulkner e anche Hemingway, che diventò per lui l'America che sosteneva in Sicilia gli uomini peggiori, perciò la peggior cultura. Quindi state dicendo che, osservato attraverso il filtro degli occhiali, il mito dell'America di Sciascia si sfalda, terra della libertà, dell'opulenza, dell'efficienza, ma anche terra della fatica ingrata, della umiliazione e del sopruso mafioso. Proprio così, la magnificenza del mito americano, gli occhiali d'oro, si trasformano, grattando la polvere preziosa che lo ricopre, nella verità dei lunghi fucili e degli occhiali neri, nella violenza degli occhiali mafiosi alla Truman. Paradiso e inferno coincidono nel mito americano. Okay, thank you very much. That I think was wonderful to see students interacting on the theme that we are discussing since today's. And the occhiali d'oro remind us, obviously, Bassani, that taught in the United States as well. So other connections are going on. Roberta, vuoi che faccio vedere direttamente il secondo video? Vuoi dire? Sì, sì, sì. So now we have the second. Forse prima per errore ho detto la zia di Sicilia invece che la zia d'America. Ce la siamo ancora. E questo, this is the second video. Good evening, listeners. A few weeks have passed since the occupation of Fatelleria, and only 2 months since the end of the Tunisian campaign, in which our chosen general Dwight Eisenhower was able to prove his skills. He is indeed now leading the Allies on the coast of Sicily. Thanks to the help of the Task Force 141 and the collaboration of more than 1,800,000 men among Americans and British, we are now landing in Sicily. On July 9th, 1943, fascism will finally come to an end. The voice was far away in
children. He seemed to float as long as he. What he said about the war, about fascism, about Hitler, seemed quite reasonable, true enough. So in Ragalmuto, a small town about 20 kilometers from the Sea of Porto Empedocle and a little more from the Sea of Licata, a few hours before the Allied forces set foot on the Sicilian beaches, fascism ended. It's not possible to understand to the juxtaposition of country elements of everyone felt the precise warning of the hour that was about to strike. They fell, that's all. Those who lingered to enjoy the cool night gas and wind saw the sky become brighter. It seems that the moon had crashed into the seashore, and it continued to burn with its calm white fire. The horizon began to germinate fast, luminous stalks, sphere of light, colored water lilies, rainbow. You could hear an astonished and suspended murmur in the deep darkness of the night, and occasionally, when variously and vividly colored light exploded, the cry of amazement and joy of the children. It was like the vision of a distant party, and its distant roar also came. Then turned off the light. The sky began to vibrate with the roar of an airplane. Bombers and hummingbirds announced the emergency, and it vanished. The town became empty like a shell, people locked in their homes, the shops half shut, as when a funeral procession passes, a murmur of expectation, of anxiety. But the Americans did not come. Only on the 13th or 15th, it was known that the invasion forces were entering the internal area. Soldiers walked under sun into gladded churches with your long stride, handguns weight on your belt. Your bright eyes brushed her windows, your red words chewed in chewing gum grated her wine. Tired harlots leaning on night arcades, shoots bloomed into squares empty as shells. You were the footed lancer who dragged the heavy burns through almond and olive trees. The cowboy called to Europe's dust and blood, a fallen angel, and now to wear meat through streets of death and trouble. We felt like in cinema that the vision arose from a screen and magically penetrated into reality. Soldiers were in the street. They had black glasses and long rifles. They looked drunk. They looked around and took nervous puffs of smoke. Glasses became vermilion colored, and they were offered with sweet violence to the soldiers, who refused them. They threw cigarettes into the fray. Someone triggered the camera. Among the many photographs that the reporters of the American and British newspapers took during the Sicilian campaign in the summer of 1943, two are particularly memorable for me. One is from Robert Capa for show, the other probably. The first photo, an old, bearded, heavily dressed shepherd pointing the way to an American soldier. We know that he is showing him the right path. To the villager, to his friend, to the rich relative commanded by his good president to come to Sicily to make a good and just war. The second photo, a group of Italian soldiers surrender in the square of Troina. Never seen such a surrender. The soldiers with their hands raised moving towards the Americans, who are not seen. But without sadness or worry, these defeated soldiers of ours, smiling indeed, as if to say, yes, okay, we are playing this comedy of surrender. But soon we will have breakfast in the stable with these friends of ours who have won us. They are Americans, aren't they? A little to the side, there are a man and a girl from the village. They look with curiosity, but without fear, towards the American patrol that cannot be seen in the photograph. Certainly, the soldiers have their rifles aimed at those others who are moving towards them, unarmed. But the man and the girl are sure that not a shot will go from these guns. We in Sicily were waiting for
the Americas. Does new fields causing children cramps, whom we had never seen and cooking from Alpha, loaded with American will and power. Americans are constantly increasing because in America, who had gone with self, among the group of letters and relatives of the parish price, the $5 or $10 bill. Children, grandchildren, but almost all grandchildren, of two immigrants landed in Sicily. In the night from 9 to 10 July, the first to land on the Sicilian coast between Gela and Licata were the soldiers of the Texan Division. Two out of five soldiers had the Sicilian origin and spoke the dialect. An old dialect of at least 50 years, preserved as in vitro, and full of obscenities and blasphemies, children of those derelicts of half a century eerie. They have brought books to distribute to the population. William Assayas, Human Comedy, Science, Green and White, The American Constitution. Fetchy and Brighton, the beginning of the 1914-1918, where found readers from all over the world had banned over Russian novels. And the new beginning of the new war in 1939 found them with their hands bowed to American short story and novels. But it wasn't just the literature. There was the kinship, the history, the cinema, and the freedom and Britain. But too, they took us, and there is not only the step here, the villager and the soldier, who happily surrounded. They are used to, in the 1920s, white meat of America, that did not come cute from relatives and friends, but from passionate readings, in the which Vittorini and Pavese are in each other's class, by Faulkner, by Hemingway, by Seinbeck, by Caldwell, by Ryan. What do you think of America? Asked the title of a book by Faroraya, Catholic Vittorini. From freedom to democracy, the New Deal, the frontier, new world was our answer. Thank you very much to your colleagues, to you and students that were eager to participate to this to this project. Just a second, I'm trying to put the window. Here it is now. Posso aggiungere qualcosa? Assolutamente, sì. Vai. No, volevo dire che dietro questi video, benché realizzati con mezzi tecnici probabilmente insufficienti, c'è un lungo lavoro, faticoso di mesi, lettura dei testi, analisi di questi testi, e poi anche ecco, la traduzione in immagini, c'è quindi un lavoro, le colleghe non si sono avvalse di figure professionali come videomakers, si capisce, e quindi hanno fatto tutto i ragazzi sotto la supervisione delle professoresse, quindi tanti complimenti ai giovani e alle colleghe. Sono bellissimi. They're really nice witnesses of what's going on in some Italian schools, beside the usually what we think about Italian schools, or maybe our experiences of Italian schools. So now, as you can see, Sasha is not only read, but even acting, you know, they acting and created videos for the American audience this time, so that's another kind of exchange. And so I think, thank you very much, Roberta, and your colleagues, and as usually I say, is the real important part of the association, to be able to give our effort to students, teacher, and so the high school levels, they are fundamental to create the new generations. If you have any questions, this case, you want to ask her questions now instead of the end of the session, since we have a Zoom connection. So, se avete domande, Alessandro. Grazie, è stato veramente spero. Faccio in italiano la domanda. Sì. Mi sente, professoressa?
Bravo, sì, grazie, così ti vede anche. Roberta, ti fa la domanda da qua per il microfono. Sì. Ecco, così ci sentiamo, giusto? Salve. Salve, splendido. No, mi ha colpito moltissimo. Grazie. Entrambi i video. Mi domandavo se, è incredibile, il primo video con gli occhiali. In realtà negli Stati Uniti, nelle classi universitarie, c'è questo tema dell'oggettualità che è enorme. Quindi gli studenti sia del che si laureano... Scusi, non sento bene. Un attimo che alzo il volume... Grazie, sì. E va nelle università americane? Nelle università americane si ragiona molto sugli oggetti, sia tra gli studenti laureandi che addirittura tra gli studenti dottorandi. E quindi è stato molto impressionante vedere questa discussione che faceva emergere delle cose cruciali su Sciascia e l'America attraverso un oggetto, cioè gli occhiali, che poi fanno venire in mente Bassani, fanno venire in mente Anna Maria Ortese, ma fanno venire in mente anche Fitzgerald, perché chiaramente grande romanzo americano, il Great Gatsby, c'ha al centro questo studio, questa insegna del con gli occhiali. Allora mi domandavo, come è emersa l'idea, come si fa, se ci può portare nel processo in cui si riesce a far emergere una cosa così efficace, adesso lasciamo andare, se è venuta in mente agli studenti, se è stata proposta dalle professoresse e dunque gli studenti poi hanno visto tutti i casi degli occhiali. Le volevo chiedere sul procedimento didattico che fa emergere una cosa del genere così efficace. Sì, io, va bene, riporto l'esperienza della collega, perché chiaramente è lei che ha lavorato su quei testi e ha avuto l'intuizione puntare l'attenzione su questo oggetto che diventa appunto un filtro, una chiave di lettura e quindi una poetica delle cose molto interessante nei testi di Sciascia, come in tutti i testi dei grandi scrittori. E questo avviene attraverso la lettura in classe, la lettura ad alta voce, la discussione sui testi, quindi c'è un lavoro di analisi molto molto approfondito e poi da lì, diciamo, c'è l'elemento che viene discusso e da cui scaturisce un'eventuale interpretazione, una chiave di lettura appunto dei fatti, in questo caso del mito americano, e quindi di come l'occhio critico di Sciascia va a cercare attraverso proprio il filtro degli occhiali, presenti anche in altri testi che apparentemente non c'entrano niente con questo discorso, ma in realtà poi si collegano, no? Per lo stesso motivo. Grazie Roberta. Altre domande? Prego, se può venire qua, sarebbe meglio così la sento. Allora, buongiorno. Buongiorno. La ringrazio per questi video. Grazie. Io insegno proprio al triennio sì, in una scuola italiana e volevo fare una domanda. Allora, insegnare Sciascia attraverso i contenuti, ma soprattutto attraverso il metodo, perché è una società adesso che è in continua trasformazione. Quindi Sciascia oggi va letto con gli occhi dei giovani, in una dimensione di una società che sicuramente non è quella di qualche anno fa. Allora, sì, il metodo giusto o un metodo efficace è quello che voi avete adesso cercato o cercherete di dare in queste lezioni della Treccani? Perché la cosa fondamentale che io proprio vedo non è solo i contenuti. Noi possiamo leggere tanto, immergerci tanto, studiare tanto, ma poi ci vuole un metodo che diventa la chiave di quella curiosità. Allora, sì, la domanda è: c'è un metodo che voi nelle lezioni sciasciane trovate oggi più efficace rispetto, diciamo, a quello tradizionale, visto che fate formazione per noi insegnanti che diventiamo studenti, siamo, sì, prima noi gli studenti, e allora per essere dei buoni insegnanti dobbiamo studiare per primi. Grazie. Grazie a lei per la domanda.
Dunque, sì, il problema è quello, la metodologia di lavoro, anche cercare uno spazio per un autore come Sciascia che nei programmi italiani purtroppo è sempre sacrificato, no? Perché noi abbiamo l'abitudine di andare in ordine cronologico, non siamo ancora usciti dalla logica del programma da finire, e quindi la sfida è proprio quella di ricavarsi all'interno di un curriculum scolastico uno spazio per gli autori del secondo Novecento. Vale per Leonardo Sciascia, per Primo Levi, per Giorgio Bassani, Elsa Morante, tutti quegli autori che non si fa in tempo a studiare. E in particolare Sciascia è un autore anche ostico, che va molto guidato, cioè i ragazzi devono essere molto guidati nella lettura e nell'analisi. Per quanto riguarda il modulo formativo della Treccani, noi abbiamo chiaramente seguito l'impostazione che la Treccani ha ipotizzato come più efficace, e devo dire che ci ha convinto questa cosa, perché c'è una parte dedicata alla conoscenza dell'opera. Noi abbiamo lavorato sulla scomparsa di Majorana in un'ottica di educazione civica, cioè cercando di cogliere il punto del rapporto tra scienza e etica, e quindi abbiamo lavorato sul testo, sulle conoscenze, ma soprattutto sulla metodologia, cioè come proporre in maniera più efficace analisi di porzioni di testi di stralci particolarmente significativi, oppure approfondimenti attraverso le parole chiave. E quindi, insomma, poi se ci sarà l'interesse per questa cosa, insomma, la proporremo, verrà pubblicata, per cui ne parleremo ancora. E poi proposte operative proprio sul testo, con delle domande, degli esercizi, quindi un lavoro, ecco, ad ampio spettro, anche in chiave pluridisciplinare, però ecco concentrandoci sull'opera in generale e poi con il focus su alcuni punti particolarmente interessanti. Bisogna cercare una chiave di lettura che attragga i ragazzi, perché la difficoltà è quella. È difficile ora in poco tempo spiegare tutti i risvolti della cosa, però insomma spero di aver dato una risposta, alcune informazioni. Secondo me, credo, condivisibilmente molto bella, molto piena, ma soprattutto rispondendo alla metodologia hai risposto con un metodo, e le parole che hai usato sono esattamente quelle che possono servire ai ragazzi per rendersi conto che la letteratura ha una funzione etico-civile. E allora, facendo capire questo, si esce dalla pagina e dalla noia della cattedra, dell'aula, per capire che c'è un'applicazione. Io vorrei ricordare che Roberta De Luca è la segretaria dell'Associazione Amici Leonardo Sciascia, cioè traduce quello che ai tempi era la letteratura militante in una militanza di volontariato culturale attraverso un'associazione. E questo anche credo che di riflesso sia importante per i ragazzi, per gli studenti, capire che dietro c'è appunto un'associazione di gente, eccoci qua, che supera gli oceani per portare un messaggio, e quindi ancora una volta vedono quanto appunto la letteratura possa avere una funzione pratica e reale. E dunque oggigiorno, come lei diceva, no? Che generazioni che cambiano e che non sappiamo bene come relazionarci a loro, è di certo una nostra mancanza, ma a loro manca il fatto di sentire un'appartenenza. Grazie Roberta. Grazie a voi. Grazie mille. Io lascio il collegamento aperto, anche se purtroppo scadrà tra un po'. Comunque, va bene. Ringraziamo molto. Vi saluto allora. Un abbraccio. Grazie mille. A te. Arrivederci. Ciao. Last one. So the best one. The best one, because now you have the goal, the aim to link everything we said to the difficult task of teaching in the United States. So to wonderful students, they obviously, and they don't have to know what's happened necessarily in Italy at that time, and through an author like Leonardo Sciascia. So our mission, really pedagogical mission, is the one to wake up their consciousness and try to let them understand how another part of the world can be an example for their world.
And so it's my pleasure to introduce Salvatore Pappalardo, the Associate Professor of English and Comparative Literature at Towson University. His research interests include 19th and 20th century European literature, Italian and Austrian modernism, and Mediterranean studies. He is the author of the monograph Modernism in Trieste, the Habsburg Mediterranean and the Literary Invention of Europe, 1870-1945, published in 2021. His interest is on the literature of the ages, so Mitteleuropa and the Arab world. Strange guy. That's fantastic, actually, because from the ages you can define the state. So his many publications include Italo Svevo, Joyce, The Writing of Siculo, Arab Literary History, Claudio Magris, Fulvio Tomizza, The Refugee Crisis and the Postcolonial Intellectual Community. And so currently, and we are very happy, is part of the editorial team of Todomodo. And so welcome, Salvatore, and thank you very much. Thank you very much. And obviously now I'm putting on my occhiali, and I feel very self-conscious about it. Good morning, buongiorno, sa benedica. So first of all, thank you very much for having me. Thank you so much to everybody who's here and who has contributed in such wonderful ways to an ongoing discussion. I would like to thank Valerio Cappozzo, Francesco Izzo, Benny Brocculeri, without whom nothing happens, and obviously Fabio Finotti, our host today. So it is my great pleasure to talk, and mine is not going to be a research paper, so it's going to be very different from what has come before. It's really a paper about pedagogy, a paper about how to teach Shasha to an American undergraduate population. And so I should offer, obviously, the premise that, again, I'm an associate professor of English and comparative literature, and that I was hired at my institution as the world literature faculty in a department of English. And so my students are usually English majors and often also non-majors. And so I'm coming to Shasha and I'm proposing Shasha to my students. As people say here in the United States, and please indulge in my proud use of an American sports metaphor, out of left field. That could make Shasha in my courses somewhat of a dark horse. I should mention also that our student population, you know, Towson University as a state university in the outskirts of Baltimore in Maryland, and so I teach to a lot of first generation college students.